La funzione int.maturato.per restituisce l'interesse maturato di un titolo che paga interessi periodici. Vado subito ad inserirla, int.maturato.per. Qui gli argomenti sono un po' differenti rispetto ai video precedenti perché bisogna inserire delle date. Date che Excel consiglia di inserire con la funzione data, che io ti ho già spiegato in un altro video sul canale, ma che io non ho utilizzato perché alla fine mettendo il formato data nelle celle non ha creato problemi. Pertanto il primo argomento, emis 1 gennaio 2020, rappresenta la data di emissione del titolo, mentre primo int la data della prima cedola, che io sono andato a mettere qua in C3, ovvero 1 aprile 2020, 3 mesi dopo. La liquidazione dopo 3 anni, 1 gennaio 2023, il tasso annuale del 10%, in questo caso va proprio messo il tasso annuale. Dopodiché il valore nominale 100.000, num rate, attenzione che non sono il numero di rate ma fondamentalmente sono il numero di pagamenti per anno, quindi se i pagamenti sono annuali si mette 1, semestrali 2, trimestrali 4, possiamo solo inserire questi 3 valori, io ho messo il pagamento trimestrale e poi come base il conteggio dei giorni, qui hai 5 diverse opzioni, ho scelto la numero 1, effettivo effettivo e poi metodo calc che invece è facoltativo, ma lo lasciamo perdere. Quindi diamo fine, ecco fatto, gli interessi maturati sono all'incirca 30.000.